La mummia, primo tentativo della Universal di creare un proprio universo condiviso. Tecnicamente il primo film doveva essere Dracula Untold, ma è stato declassato per rendere questa mummia il primo vero film del Dark Universe. E personalmente devo dire che questo progetto è davvero interessante. Da grande fan dei mostri classici della Universal e da grande fan di videogiochi come Hollywood Monsters, l'idea di vedere film con tutti i mostri classici insieme l'ho sempre adorata. So bene che esistono già diversi film crossover con questi mostri, ma una rivisitazione in chiave più moderna action mi sfagiola abbastanza. Questo film del 2017 però purtroppo non è stato il successo che si sperava, e quindi con l'incertezza se questo universo condiviso andrà avanti in futuro, vediamo questo primo film. Parto subito col dire che a me i produttori mi hanno già comprato quando hanno messo nel cast Sofia Boutella. Io amo e adoro questa attrice. Amore a prima vista in Kingsman, amore corrisposto in Star Trek Behind e amore definitivo nel ruolo di Amanette. Sia ben chiaro, non ritengo Sofia Boutella una gigantesca e mostruosa attrice, anzi, secondo me deve ancora avere la sua vera occasione. Tuttavia ha un carisma e una presenza scenica davvero disarmanti, e nel ruolo di Amanette è perfetta. La scelta di Tom Cruise mi ha lasciato indifferente, non è un attore che adoro, non è un attore che odio, ci sta e basta. Avrei invece cambiato l'attrice che interpreta Jenny, ma per un motivo che vedremo dopo nel vero Stravis Cut. Ho apprezzato anche che il film cerchi di essere sì un'avventura, ma che preferisca vertere più sulla componente gotica, e questa cosa mi ha fatto impazzire. Poiché se all'inizio il film può sembrare un adattamento di Uncharted, e vi giuro, c'avevo la sensazione di stare guardando l'opening di Uncharted, dopo assume un tono completamente diverso, rimane sì un film action avventuroso, ma preferisce appunto più le atmosfere piuttosto che l'azione forsennata. Anche la sceneggiatura non mi è dispiaciuta, l'ho trovata un ottimo modo per cominciare questo Dark Universe. Come ho già detto, ho adorato che abbiano scelto di dare un'atmosfera più gotica e inglese piuttosto che egiziana, come uno si potrebbe aspettare da un film su una mummia. Mi è piaciuto che non si sono risparmiati anche in piccole scelte coraggiose. Per esempio, il discorso di lei, mummia, che si rigenera mano a mano che assorbe l'energia delle persone. Era un'idea che già era stata utilizzata anche nei film degli anni 90, però qui è utilizzata in una maniera secondo me molto più interessante, poiché ci si mette quasi di mezzo la necrofilia. Amanette, quando deve assorbire l'energia, non la fa attraverso l'aria o attraverso i suoi poteri, ma deve letteralmente baciare le persone che uccide. Nonché tutta la trama di base, lei che deve avere un figlio per far nascere questo nuovo dio dell'oscurità e deve essere l'uomo a essere il contenitore di questo figlio. Mi è piaciuto anche come hanno trattato il personaggio di Jekyll, che in questo universo narrativo è una sorta di Nick Fury che va alla ricerca delle varie creature sovrannaturali. Mi è piaciuto perché quando Jekyll diventa Hyde non hanno fatto la scelta di renderlo un mostro enorme, gigantesco e deforme. Essi mostruoso, ha sì dei tratti paurosi, inquietanti e innaturali, però rimane nelle fattezze di un essere umano, senza contare che Russell Crowe è un'ottima scelta per quel ruolo. Quindi nel complesso il film aveva tutte le carte in regola per essere un bellissimo film action adventure. Inizio e capostipite del Dark Universe. Ma qualcosa è andato storto. Il film non è proprio venuto fuori perfetto, nonostante io lo abbia adorato. Apro un attimo una piccola parentesi riguardo alla questione del dio Set. Una delle critiche che ho visto fare da molti presunti appassionati è che il film sbaglia fin dall'inizio mettendo come dio cattivo Set invece di Anubi. E tutti dicono: ma è Anubi il dio dei morti? E io dico, se non conoscete un cacchio di mitologia egizia, statevi zitti. Perché Anubi è il dio dell'oltretomba, è il dio che traghetta le anime nel mondo dei morti. Ed Anubi è il figlio di Set, figlio che Set ha fatto con sua sorella. E nel pantheon egizio, Set è il dio del caos, della distruzione. Detto in maniera terra-terra, diciamo che Set dovrebbe essere il cattivo nel pantheon egizio. Nella realtà della mitologia non è proprio così, ma se vogliamo creare questa linea di separazione tra buoni e cattivi, è Set il cattivo, non Anubi. Casomai il vero errore del film è stato dire che Set è il dio dei morti. Quello è stato l'errore. Chiusa questa parentesi, passiamo al vero e proprio Stremis Cut. In realtà, come già detto, siccome questo film mi è piaciuto e anche un sacco,
I cambiamenti che voglio fare sono abbastanza pochi. Il vero cambiamento principale è uno solo, ma ne parliamo dopo. Comincio con la cosa più ovvia, ossia che avrei tolto la maggior parte dell'umorismo presente nel film. Non toglierlo completamente, ma sicuramente diminuirlo, poiché l'umorismo viene utilizzato nelle scene sbagliate. Ci sta l'avere una spalla comica, ci sta il voler sdrammatizzare alcune volte, ma lo smorzare completamente ogni scena clou è veramente insopportabile. Per carità, il voler citare un lupo mannaro americano a Londra con lo zombie spettro dell'amico costantemente in comunicazione col protagonista è un'idea carina, ma non mi puoi far fare a questo personaggio solo e solo battute costantemente. Avrei poi preferito un'ambientazione più nel passato. Il film ha un'ambientazione contemporanea, io invece avrei preferito un'ambientazione più nel passato. Non dico negli anni 30 come i film degli anni 90, però non so, tipo gli anni 40, fine anni 40, mi sarebbe piaciuto di più, avrebbe dato un'atmosfera più classica e retro. Mi sarebbe piaciuto che le basi per questo Dark Universe fossero più presenti. Cioè sì, oltre alla mummia c'è Jekyll, e nel laboratorio di Jekyll si possono anche vedere referti di altre creature. Bellissima tra l'altro la strizzata d'occhi ai film degli anni 90. Però non lo so, mi sarebbe piaciuto vedere più mostri classici o anche solo dei semplici rimandi verbali, non solo visivi. Il capire che effettivamente ci sono già tanti mostri là fuori. Insomma, un'idea un po' più ampia di questo universo. Ed arriviamo ora a quello che sarebbe stato il vero cambiamento che io avrei fatto per questo film. Avrei cambiato completamente il finale. Qui mi ritrovo a dover fare un sacco di spoiler, quindi se non avete visto questo film, fermate il video in questo momento. Se invece non avete problemi con gli spoiler, andate pure avanti. La pellicola si conclude con la morte di Jenny. Tom Cruise, disperato per questa perdita, decide di pugnalarsi a sua volta con il pugnale sacro per far entrare dentro di sé i poteri del dio Seth. Una volta che Seth è dentro di lui, lui lo imbriglia, uccide Amanette e riporta in vita Jenny, per poi andarsene insieme al suo amico fantasma in giro per l'Egitto. Questo finale, aperto per carità agli sviluppi di quella che sarà la saga successiva, secondo me poteva essere gestito meglio. Innanzitutto, Jenny doveva morire definitivamente. Non doveva essere riportata in vita sul finalissimo, poiché mi è piaciuta l'idea di Tom Cruise che decide di pugnalarsi a sua volta per far entrare Seth. Il film non lo dice chiaramente, ma si intuisce che lui è riuscito a imbrigliare Seth perché il rito l'ha completato lui pugnalandosi da solo piuttosto che facendosi pugnalare da Amanette. A me invece sarebbe piaciuto di gran lunga se, nonostante questo suo sacrificio, Seth avesse preso comunque possesso completamente del suo corpo. Non avesse ucciso Amanette, ma piuttosto si sarebbero alleati, poiché Seth diventerebbe così il vero grande nemico del Dark Universe e sarebbe appunto scappato con Amanette per cercare altri discepoli del male. E sul finale, Jekyll, arrivato sul luogo dello scontro, capisce che Seth è stato risvegliato, trova il corpo morto di Jenny e decide di portarlo da Victor Frankenstein per riportarla in vita e quindi far diventare lei la moglie di Frankenstein. Da qui il mio discorso che avrei preferito un'altra attrice per quel ruolo. Dato che si vocifera che il ruolo della moglie di Frankenstein possa andare o a Angelina Jolie o a Gal Gadot, avrei preferito una di loro due nel ruolo. E questo era come io avrei gestito questo primo capitolo del Dark Universe. Come ho già detto, in realtà il cambiamento più grande appunto è solo nel finale. Il film in sé non mi è dispiaciuto. So che molti l'hanno odiato, molti non si aspettavano questo tipo di film da un film come La Mummia. Il punto è che molti secondo me si scordano che questi tipi di mostri oggigiorno non funzionano più tanto bene come horror. Esistono un sacco di film con questi mostri, film molto paurosi e molto belli, ma oggi questi tipi di creature non fanno più lo stesso effetto che facevano all'inizio degli anni 30. Quindi l'idea di rielaborare una chiave più action e quasi supereroistica non è poi così sbagliata. E questa era appunto la mia versione della Mummia del 2017, di questo Dark Universe che non si sa se andrà avanti. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere le vostre idee riguardo la mummia, come secondo voi doveva migliorare, non fate battute del tipo io non l'avrei fatto proprio, perché non è il caso direi. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima.